Presso la Fondazione CRC a Cuneo si è tenuta la presentazione di Like the Sin, la scultura dell'artista italo-senegalese Maimuna Patrizia Guerrieri, che, presa in prestito dagli spazi della Reggia di Venaria Reale alle porte di Torino, rimarrà nel cortile della Fondazione a disposizione di chi vorrà soffermarsi a visitarla. L'opera, come spiega l'artista, racchiude un significato molto importante. Come si può vedere, due mani posizionate, unite, sembra come una scodella, qualcosa che raccoglie, ma sembra anche un nido, quindi qualcosa che rassicura in un certo senso. Rassicura, però offre, non solo raccoglie ma anche offre. Sono le mie mani che ho ingrandito e modellato, perché un po' tutto il mio lavoro viene anche dalla body art, ecco, quindi sempre questa analisi del corpo. Le mani in particolare è un soggetto che ho affrontato molto in diverse soluzioni, dal video all'installazione e in questo caso con la scultura. È una scultura che si può anche girare, che diventa appunto quasi un igloo e si può vedere da diversi punti di vista, ecco. E poi i segni bianchi che ho posto sopra, perché è un segno che io pongo spesso nei miei lavori, soprattutto fotografici, ai personaggi che fotografo, come segno quasi simbolico di luce, anche come una bisettrice, no? che divide i due opposti ad un certo senso, ma li fa collocare insieme, no? E quindi una bisettrice che può ricordare sia il conosciuto dallo sconosciuto, quindi la ricerca continua dell'unione possibilmente. Nell'occasione abbiamo incontrato anche il direttore generale della Fondazione CRC, Andrea Silvestri, al quale abbiamo chiesto come nasce l'idea di esporre in Fondazione la scultura. L'opportunità di portare questa opera nel cortile della nostra Fondazione, ma di fatto aperta su Via Roma, visitabile per tutti i cittadini, è nata dall'incontro di questa opera bellissima nei giardini di Venaria Reale, dove l'artista Maimuna Guerresi aveva esposto questa opera. Da lì è nata l'idea di portare l'opera su Cuneo, e si tratta di un prestito temporaneo al momento, quindi è solo un'occasione per i cittadini cunesi di ammirarla, perché fa parte di una serie di iniziative piuttosto articolata che la Fondazione sta mettendo in campo sul tema dell'arte e della cultura. Ci piacerebbe nei prossimi mesi, come già abbiamo iniziato a fare, continuare con proposte culturali articolate, continue, su tutto il territorio provinciale, non solo su Cuneo. La più prossima è l'avvio della grandissima mostra sulla pop art italiana che stiamo realizzando in collaborazione con GAM e che sarà inaugurata il 26 di maggio dentro la chiesa di San Francesco in Cuneo. Anche questa opera portata nella nostra città fa parte di questo ciclo di iniziative. Altre ne seguiranno nell'autunno su Mondovì, su Alba, e poi stiamo preparando una sorpresa di tipo tecnologico che sveleremo nelle prossime settimane e che sarà un'altra motivo di attrazione molto importante, non solo per i cittadini della nostra provincia, della nostra regione, ma crediamo anche da fuori. La grande passione della Fondazione CRC per l'arte e la cultura la sottolinea il presidente Gian Domenico Genta. Avere oggi la possibilità di mettere all'interno del nostro cortile un'opera così importante, che ha un messaggio profondo, ci fa capire come noi dobbiamo trasmettere dei messaggi alle persone che si avvicinano all'arte e alla cultura. La Fondazione ha questo tipo di obiettivo. Noi cerchiamo con questa iniziativa e con tutte le altre che faremo anche nei prossimi mesi di essere veramente un soggetto attivo e propositivo culturalmente.